Buonasera a tutti voi che ci seguite. Oggi 31 maggio 2013, io sono Gianni Colacione. Cominciamo appunto questa serata di trasmissioni di Liberi TV con la consueta virgola, che è questo spazio appunto di commenti e vaniloquio del sottoscritto. Allora, oggi virgola sul tema antiproibizionista. Sono parecchie settimane che facciamo queste trasmissioni, non me ne sono mai occupato in questo spazio. E vorrei commentare una notizia che ho trovato sul Corriere.it, ma è stata una notizia ripresa dall'agenzia Reuters, che riporta dell'iniziativa di un manager, un businessman, quindi, che peraltro ha lavorato, quindi un ex della Microsoft, che si chiama John Shively, che ha annunciato, ovviamente negli Stati Uniti, di voler avviare una startup per la creazione di un brand, quindi di un marchio per la commercializzazione della marijuana negli USA. Quindi praticamente è una fase iniziale, un momento di raccolta di collaborazioni e fondi per avviare stabilmente un nuovo settore di mercato. Pare che la cifra iniziale che appunto si stia cercando siano 10 milioni di dollari per acquisire terreni e spese accessorie. Ovviamente connesse a tutto quanto per poter coprire appunto le spese per i terreni e le varie spese accessorie. Oh, le intenzioni sono quelle di soddisfare le richieste di un mercato per quanto riguarda l'uso terapeutico consentito in 18 stati di USA, ma anche per l'uso ludico, per ora consentito soltanto nello stato di Washington. Bene, mi è sembrato importante sottolineare come nei luoghi della patria, della libera impresa, del business, del capitalismo, dell'iniziativa, anche se trattasi gli USA, sono uno degli stati fortemente proibizionisti, almeno fino ad oggi, ebbene pare che le prospettive sono quelle di un tramonto dell'antiproibizionismo, del proibizionismo, e quindi un cammino verso l'antiproibizionismo per quanto riguarda perlomeno le sostanze chiamate droghe leggere. Di fatto, peraltro, queste qua sono considerazioni fatte da chi nei luoghi dove vige un capitalismo più o meno completo, come appunto negli Stati Uniti, cioè il manager, colui che fa impresa, è proprio la persona deputata a cercare di prevedere. Anche appunto per fare profitto le tendenze nuove. Di fatto le sostanze, il mercato delle sostanze come hashish, come marijuana, già esiste, è liberalizzato nel mondo, capillare, efficientissimo, esistono moltissimi consumatori, nella maggior parte del mondo è regolato, è relegato, cioè alla clandestinità, meglio alla illegalità. Sempre di fatto arricchisce chi è operatore nell'illegalità, cioè le varie organizzazioni criminali, mafie e ameti simili. Su questo molto spesso sentiamo Roberto Saiano. Senza troppo soffermarmi sul riflesso psicologico conosciutissimo del fascino che proviene dal proibito, già ben rappresentato nella Bibbia con le avventure di Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, mi pare veramente inconcepibile ostinarsi, scusate, a ignorare di considerare la crescita esponenziale del valore delle merci illegali, in tal caso appunto sostanze naturali o almeno all'origine naturali. Sì, perché essendo il business dell'illegale ovviamente di fatto molto folto, costituito da tanti passaggi, che partendo dall'acquisto del raccolto, appunto, procedono via via fino alla commercializzazione nelle nostre città, nei mercati delle nostre città, necessitando quindi di molta manodopera e manovalanza, capita che una quantità base di sostanza naturale praticamente finisca poi arrivi all'utente finale, all'utilizzatore finale, tagliata e diluita in qualche modo di sostanze che servono soltanto per farne accrescere il peso, perché a peso viene venduta, senza che poi l'utilizzatore finale sia consapevole di che cosa sia appunto questa sostanza aggiunta, e spesso neanche sa che ci sta. Purtroppo
essendo appunto all'interno di una filiera illegale, tutte queste aggiunte, di sostanze da taglio, tecnicamente si chiamano di passaggio in passaggio, sono, neanche si possono dire illegali perché siamo all'interno di una filiera illegale di per sé, ma sostanzialmente sono una frode rispetto al consumatore finale. Alla fine, appunto, il consumatore finale riceve molta sostanza da taglio e poco principio attivo. Molto spesso la sostanza da taglio usata è molto dannosa alla salute e a volte anche letale. Insomma, sarebbe bello, soprattutto utile, che in Italia si superassero certi moralismi e soprattutto il terrorismo su certe sostanze psicoattive naturali, definite droghe leggere, affinché in un momento, qui appunto veniamo alla nostra attualità, in cui letteralmente i soldi, lo Stato non sa dove trovarli, infrangendo questo muro criminogeno, chi vuole potesse, anche in Italia utilizzare legalmente queste sostanze, potendo accedere a un mercato legale, regolato, soggetto a imposte come per qualsiasi altra merce. Come è consentito, con gran lucro per lo Stato, per altre sostanze psicoattive, come per esempio l'alcol o per il tabacco, per esempio, la cui dannosità per la salute è notissima, è sintetizzata in messaggi di allerta sui pacchetti delle sigarette. L'antiproibizionismo aiuterebbe di fatto il PIL, metterebbe in circolo capitali, creerebbe occupazione. Sono proprio quegli scopi, diciamo, quegli obiettivi che si prefiggeva appunto Shively in questa sua startup. Qui per tornare all'articolo con cui ha aperto, volevo aggiungere un'altra cosa che è molto interessante e anche indicativa un pochino potremmo dire, della prospettiva, della direzione che speriamo si confermi. Nella conferenza stampa, di presentazione di questo progetto, era seduto a fianco appunto a questo manager, era seduto accanto a lui Vincent Fox, che è un ex presidente del Messico. Il Messico è uno stato in cui si sta combattendo con il silenzio appunto del mondo, che in gran parte non lo sa, una vera e propria guerra tra forze governative e le organizzazioni che hanno in mano il mercato degli stupefacenti, ma è una vera e propria guerra, cioè sono organizzazioni che non sono, diciamo, gruppi di pusher o semplici grandi spacciatori, sono organizzazioni che si possono permettere addirittura autoblindo per poter resistere agli attacchi delle forze governative che cercano appunto, nell'ambito appunto di una ottica proibizionista, di espugnare spesso appunto i loro fortini. In Italia sono poche le forze politiche che sono a favore della legalizzazione delle cosiddette droghe leggere, anzi direi che soltanto i radicali hanno espresso più volte, e anche proponendo un referendum per la depenalizzazione, dell'uso personale, delle proposte veramente antiproibizioniste, facendo assurgere tenore politico al tema appunto dell'antiproibizionismo. Purtroppo i numerosissimi consumatori sono frammentati e spesso diffidenti, molto diffidenti rispetto alla politica. Sarebbe utile un loro compattamento per acquisire un peso politico e quindi per proporre in modo unitario la voce di chi vorrebbe poter consumare marijuana e hashish senza dover necessariamente avere contatti con la criminalità. Già, perché se la legge consente l'uso personale, anche grazie a quel referendum che i radicali promossero, l'uso personale di certe sostanze, non consente l'acquisto, non consente quindi la vendita, non consente l'autoproduzione o la cessione. A me sembra il massimo dell'ipocrisia. Questa notizia appunto mi andava di commentare stasera con voi, mi pare appunto che il tema ben si confà a una web TV che si chiama appunto Liberi.tv. Su Liberi TV, non posso appunto esimermi dal citarlo, potete ascoltare sul tema in modo molto più autorevole di me, Claudia Sterzi con la sua trasmissione Leggera Euforia. Claudia da anni si interessa all'argomento, appunto antiproibizionismo e cerca di perseguire proprio quel coordinamento delle tantissime associazioni antiproibizioniste. Claudia peraltro è la segretaria dell'associazione dell'ARA, Associazione Radicali Antiproibizionisti. Detto questo, io ringrazio la regia per il lavoro che svolge, la regia di Donato Volpicella, che svolge questa sera come le altre. Vi ricordo che Liberi.tv è un'associazione
che si sostenta da sola, si autosostenta, e quindi sarebbe molto utile che vi scriveste per darci anche delle idee, oltre che dei fondi, e passo a illustrarvi il palinsesto di questa sera. Dopo appunto la virgola, ci sarà lo spazio appunto Società Libera, la conversazione con Vincenzo Lita. Spazio Società Libera è uno spazio appunto che dà una finestra alle attività di questa associazione che si chiama Società Libera ed è condotto da Marco Marchese, appunto ospite Vincenzo Lita, che è il direttore di Società Libera. Alle 21.15 la trasmissione La mia parte radicale, la intitoliamo questa sera Si spengono le stelle. Di che stelle si tratta lo capirete molto rapidamente ascoltando, ed è la appunto conversazione con Silvana Bononcini, condotta radicale storica, condotta da Riccardo Cristiano. Alle 21.15 lo spazio live intitolato questa sera Il maiale non fa la rivoluzione, dibattito sull'antispecismo debole con Barbara Balsamo e Leonardo Caffo, autore del libro Il maiale non fa la rivoluzione, manifesto per un antispecismo debole, edizioni Sonda. Questa trasmissione è a cura di Giovanna Teletag, segretario di parte in causa, associazione radicale antispecista. Alle 22.15 a tavola con le impossibili identità sessuali, e questa sarà una conversazione tra Riccardo Cristiano e Giancarlo Calciolari, sarà molto interessante seguirla, si parlerà appunto di identità sessuali da prospettive diverse. Riccardo Cristiano è peraltro appunto il nostro presidente di Libri TV, radicale, impegnato nell'associazione Certi Diritti. Giancarlo Calciolari è il curatore della nostra rubrica Tavola Con, ed è cuoco psicanalista. Alle 22.45 avremo un Voci Radicali che condurrò io. Questa sera apriremo una finestra su un tassello, diciamo, una tessera del mosaico delle attività, delle iniziative radicali, che è il referendum sul divorzio breve, e quindi ci sarà una conversazione con Diego Sabatinelli, segretario della Lega Italiana per il divorzio breve. Alle 23.15, quindi sperando appunto di riuscire a mantenere questi orari, soprattutto a rispettarli, Spazio Economia e Mercati, Open Market, commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari a cura di Alfredo Pauciulo. E quindi alle 23.45 prevediamo di chiudere le trasmissioni. Io a questo punto restituisco la linea alla regia, vi ringrazio, continuate a seguirci su Libri.tv. Grazie ancora.